Anche quest'anno è tornato il tradizionale presepe vivente in frazione Pasquale. E siamo arrivati al quarta edizione. Siamo molto contenti perché prima cosa il tempo ci aiuta sempre, ci favorisce per fare questa bella iniziativa che abbiamo preso io e Francesca da 4 anni. Quest'anno è il secondo anno che lo facciamo dentro all'asilo di Pasquaro, nel cortile, con tutti i mestieri. E i bambini adesso in questo momento stanno cantando dentro la chiesa di Pasquaro le canzoni natalizie, poi dopo ci sposteremo dentro all'asilo, nel cortile, dove ci sarà vin brulè, castagne, fette di panettone per farci gli auguri e fare festa tutti insieme. Tantissimi mestieri rappresentati in questo presepe vivente. Sì, ogni anno cerchiamo di aggiungere un pezzettino. Ormai è diventata una tradizione che vogliamo continuare a coltivare, per cui quando sentiamo che qualche nonno, qualche zio ha così un mestiere da proporci, noi lo cerchiamo di creare l'ambientazione e di poterlo mettere in scena al meglio, sempre utilizzando il poco che abbiamo, però così, tra le risorse di tutti le cose funzionano, ecco. È sempre un divertimento per i bambini, ma anche per gli adulti. Sì, è sempre un divertimento. Per i bambini è proprio un crescere di emozione. I piccoli non hanno ancora ben idea di cosa sia effettivamente questo presepe vivente, no? Quindi di giorno in giorno si crea un po' l'atmosfera, si crea l'emozione, si caricano un po' gli animi. E i grandi sono veramente straordinari perché mollano lavoro, mollano attività e vengono qua e si dedicano veramente ha sprombattuto alla creazione e alla realizzazione della location, che poi è la cosa più difficile in sostanza, perché ricreare tutto è importante ma laborioso. Il presepe vivente non soltanto in frazione Pasquaro, ma viene ripetuto anche all'Urban Center. La prossima settimana, il 22, saremo dentro l'Urban Center, faremo anche lì il presepe vivente, dove abbiamo già fatto il presepe in movimento 2 settimane fa. E questo sarà il secondo anno che siamo dentro all'Urban Center per il presepio vivente.